successo che sette pazienti che erano ricoverati nella terapia intensiva Covid dell'ospedale di Gela, dopo una fase iniziale in cui non era previsto questo trasferimento, poi successivamente l'azienda ospedaliera ha deciso di trasferirli a Caltanissetta, quindi a più di 70, circa 70 km di distanza, dovendoli quindi intubare, magari mi corregga se sbaglio, intubare e sedare, e questo ovviamente ha comportato poi che le condizioni di arrivo rispetto alle condizioni di partenza erano completamente diverse ed erano critiche, il tutto a causa di tre membri del personale sanitario infetti, giusto? Sì, perfetto. Cioè il reparto si è chiuso perché è scoppiato ovviamente un focolaio Covid tra i sanitari e loro non sono riusciti a trovare due, tre persone per poter tamponare qualche giorno, che tra l'altro i sanitari diciamo, hanno anche un periodo di malattia, visto che comunque hanno fatto i vaccini e insomma, le normative lo consentono di rimanere insomma, più o meno una settimana. Ora non mi vorrei diciamo, sbagliare sul punto, dico. Però dico, sarebbe stato il caso di tamponare qualche giorno, nell'ipotesi peggiore una quindicina di giorni, non di Certo, più. anche perché poi è strano in se stesso questo ragionamento. Chiudo un reparto Covid perché abbiamo degli ammalati Covid nel personale sanitario. Cioè, è un ragionamento che ovviamente non trova una quadratura chiara, soprattutto se poi si rischia la vita di sette persone, come è successo.